Abbiamo effettuato 700 test, come dicevo prima, e ci sono stati 9 casi positivi. Ora ci sarà la verifica dell'ASL, se ci dovesse essere anche solo una conferma, due conferme, tre conferme, e beh, questo significherà che la nostra azione non solo è stata una grande intuizione, ma che ha evitato che una, due, tre persone siano andate in giro, o 9 persone, siano andate in giro potenzialmente a infettare altri individui, altri cittadini chiusi. Parliamo poi dei bonus alimentari. Come anticipato giorni fa, avevo preso l'impegno di chiudere in tempi rapidi la graduatoria degli aventi diritto e ho mantenuto l'impegno, perché dinanzi alla difficoltà delle persone, dinanzi alla impossibilità in questo momento per alcune famiglie di nostri concittadini, rispetto al poter mettere il piatto a tavola, non si scherza e non si può perdere tempo. Dare una risposta in tempi rapidi. L'abbiamo fatto. Abbiamo pubblicato un bando in modo che non ci fossero dubbi. Guardate, guardate. Una cosa a cui ho tenuto: il rigore, il rispetto delle regole. I soldi sono andati a chi realmente in questo momento ne ha bisogno, a chi ha difficoltà a fare la spesa. E non c'è vergogna, io lo dico alle tante famiglie di Avellinesi che magari mi dicono: sindaco, io però non vorrei dirlo, ditelo. Non c'è da aver vergogna in questo momento. Voi siete persone per bene, persone che meritano la nostra grande attenzione e che meritano il nostro grande impegno, a partire dal mio, per proseguire alla giunta e all'amministrazione che rappresento. Ma c'è ancora gente che è in difficoltà, gente che ha fame, bambini, bambini che soffrono una condizione di grande disagio. Senza mezzi termini. E non accetto no, ho già detto che domani 100.000 euro devono essere impegnati come ulteriore somma per acquistare le famose mascherine, perché giustamente continuano ad arrivare richieste, però sappiate, io non cado nelle operazioni di speculazione, di sciacallaggio, perché c'è tanta gente disonesta in giro, c'è gente che ti offre prodotti che fanno letteralmente schifo. E io i soldi a quella gente non li do, non butto i soldi della mia comunità a favore di personaggi improvvisati. Tutti vengono come i guru delle mascherine, ti propongono l'impossibile, tutto e il contrario di tutto. Ho chiesto mascherine lavabili che possano essere riutilizzate, perché oggettivamente ho visto mascherine, quelle famose chirurgiche, perché anche noi ormai siamo espertissimi di mascherine. Mascherine chirurgiche a 1 euro. È un ladrocinio, vergognatevi! Voi che vendete quelle mascherine a 1 euro dovete vergognarvi. Questa crisi, proviamo, rispetto ai commercianti, stiamo studiando anche la possibilità magari di evitare il pagamento della TARI, 1 o 2 mesi, insomma, stiamo cercando di capire.